Guzzo d'Oro 2019 a Paolo Mastracca. Personaggio che in tanti anni ha caratterizzato la diretta del 15 d'agosto con passione sentita e vigore unico e ha contribuito a valorizzare la festa e la gara del Palio Marinaro dell'Argentario. Ha fatto vivere ben oltre i confini dell'Argentario l'importanza culturale e sentimentale che tale evento ha per ogni santo stefanese. Questa pergamena a ricordo della stima e dell'affetto che il popolo del Palio nutre nei suoi confronti. È andato a Paolo Mastracca il Guzzo d'Oro 2019, voce appassionata della diretta televisiva realizzata dalla nostra emittente del Palio Marinaro dell'Argentario. Una scelta, quella dell'ente Palio, condivisa anche dall'amministrazione comunale. Lo fa con competenza e poi lo sentiamo come uno di noi, anche se lui non è di Porto Santo Stefano, però vive il Palio, vive le nostre manifestazioni come se fosse uno di noi, e questa è stata una delle cose che ha motivato il premio. È una grande soddisfazione averglielo dato. Per me, dopo che quando appena ho sentito la proposta dell'ente, ho subito aderito e l'ho fatto veramente con piacere, perché Paolo se lo merita ampiamente. Effettivamente è la voce del Palio, solo per quello, poi anche perché è amico del Palio, diciamo che è disponibilissimo ogni volta che lo chiamiamo. Parla di Palio come se fosse una festa, come una festa di allegria, di folklore, di spettacolo, quando tanti hanno paura di questa festa, no? Perché c'è tanta gente, succedono tante situazioni nello stesso giorno e quindi spaventa un po'. Invece lui la vive proprio come un santo stefanese. È difficile, perché solo un santo stefanese sa cos'è il Palio, però lui ci si avvicina molto, questo ci fa piacere, per questo l'abbiamo premiato. Un premio che nel passato è stato assegnato anche a Raffaella Carrà e Umberto Veronesi, oltre che a personaggi santo stefanesi che hanno da sempre dimostrato amore e dedizione verso la manifestazione che ogni 15 d'agosto infiamma questo angolo di Toscana. Il riconoscimento è stato offerto anche quest'anno dallo Yacht Club Santo Stefano. Che manchino le parole ad un giornalista, insomma, e a chi, no, di solito fa le telecronache, è piuttosto singolare, però quando ci si mette il cuore accade anche questo. Sì, hai detto bene, è stata una grande emozione. Sinceramente non pensavo di emozionarmi e di essere così in imbarazzo, però questo gesto di affetto, di stima, perché mi hanno riconosciuto come la voce del Palio di questi ultimi lustri, chiaramente mi fa immensamente piacere. Colgo l'occasione per ringraziare voi della televisione, perché chiaramente è la dimostrazione che si vince con la squadra, quindi è chiaro che io ho fatto la mia parte, che è stata apprezzata, ma la mia parte non sarebbe stata così apprezzata se non ci fossero state le immagini meravigliose che voi riuscite a realizzare. Peraltro colgo l'occasione per dire che mi mettete nella condizione di lavorare nel miglior modo possibile, e chiaramente questo aiuta molto, e il telespettatore da casa poi sente la mia voce, sono io quello più gratificato, ma ci sono i tecnici, gli operatori che sono dietro le telecamere, che non vengono così gratificati, ma che riescono a dare un servizio, un prodotto davvero di elevata qualità, che esalta il mio modo di essere enfatico, di avere l'enfasi per l'evento, ma chiaramente l'evento del Palio, le immagini televisive aiutano molto in questo aspetto. Quindi diciamo che lo vorrei condividere anche con chi realizza il prodotto televisivo, questo premio, perché è la dimostrazione che si vince con la squadra. Grazie Paolo, al prossimo Palio. Volentieri, volentieri, perché il Palio è un giorno di festa, il 15 agosto è il capodanno di Porto Santo Stefano, però oggi è la dimostrazione che a Porto Santo Stefano si vive il Palio 365 giorni all'anno, ed è bello vedere questa gente che oggi è venuta qui, sì, per il premio, ma è venuta qui perché ama il Palio, e quindi questo è molto bello. È un arrivo al photo finish, è un arrivo al photo finish, incredibile, incredibile, Pilarella e Croce, mai visto qualcosa del genere, mai visto qualcosa del genere, mai visto qualcosa del genere, la Pilarella, è la Pilarella, 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 ha vinto la Pilarella, ha vinto la Pilarella, un Palio incredibile, un Palio pazzesco, un Palio indimenticabile.